Siamo dati Gesù e Maria, stiamo celebrando questa bellissima e assai intensa Domenica di Passione che apre la Settimana Santa. Quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, nel lungo Vangelo, sarà poi focalizzato nelle varie celebrazioni della Settimana Santa che vorrei introdurvi e introducendole invitarvi perché, guardate, se troverete un pochino di tempo per partecipare a queste celebrazioni, farete a voi stessi il regalo più bello che si possa fare, perché non esiste niente di più bello nella Chiesa di quello che si vive in questi giorni. La liturgia e anche i gesti devozionali che si vivono in questa settimana ci accompagnano e ci aiutano a vivere questo momento. Abbiamo sentito nel Vangelo la prima cosa, l'istituzione dell'Eucaristia, su cui torneremo al termine di questa introduzione. Questa sarà celebrata il Giovedì Santo, la famosa messa in cena Domini, che ricorda appunto l'istituzione dell'Eucaristia, del sacerdozio e il gesto di Gesù nella lavanda dei piedi. Sapete che dopo la Santa Messa in cena Domini vengono spogliati gli altari all'estitola, l'altare della Deposizione, dove dalle 21 alle 24 c'è una veglia guidata. Che cosa è successo dalle 21 alle 24 del Giovedì Santo? Gesù è stato nell'orto del Getsemani, esattamente in quelle tre ore. Quindi è un vegliare in preghiera con Gesù. Abbiamo sentito che Gesù diceva: restate qui, pregate con me, fatemi compagnia, sta per arrivare il momento della mia passione, sostenetemi con la vostra preghiera. Gli apostoli si sono addormentati, noi rimaniamo svegli fino a mezzanotte, quasi a voler riparare questo gesto, no? E a fare compagnia a Gesù che si prepara a dare la vita per noi. Il Venerdì Santo, la celebrazione delle tre del pomeriggio, è proprio la celebrazione della passione e della morte del Signore. C'è una celebrazione bellissima, austerissima, si adora la croce, si bacia la croce, si bacia Gesù e si dice il nostro ti amo, il nostro grazie per quello che ha fatto per noi, e poi la stessa cosa viene rivissuta la sera con la via pratica della Via Crucis, molto molto bella, molto significativa. Sabato Santo è il giorno del silenzio della Chiesa, non ci sono celebrazioni. Voi sapete che se c'è, non so se lo sapete, il Sabato Santo non si celebra la messa. Se ci dovesse essere un funerale, non si può fare con la messa, si può fare semplicemente il funerale senza la Santa Messa, perché è radicalmente proibito, perché è il giorno in cui la Chiesa è completamente in lutto per la morte del suo Signore, no? Vedete i crocifissi velati, se riusciremo entro venerdì cercheremo di velare velare anche le statue della navata centrale, no? Questa velatura è proprio il segno del lutto, cioè è un tempo in cui la Chiesa ci dice: stai attento, medita bene su quella che è la tua vita, medita bene sul peccato, su quello che ha fatto il peccato al Signore, su quello che il Signore ha fatto per salvarti dai tuoi peccati, e non pensare possibilmente ad altro, come ho scritto nel bollettino di questa settimana, che vi prego di prendere, di leggere con attenzione, anche perché sono tutti quanti gli appuntamenti. L'ideale sarebbe che questa settimana si fermasse il mondo, purtroppo il mondo non si fermerà, però possiamo trovare nel nostro cuore dei momenti da riservare al Signore. E io chiaramente con il cuore in mano, con molta umiltà, senza chiaramente voler obbligare nessuno, ma ve lo raccomando, se potete farlo, di farlo. Ora, tutto quello che noi abbiamo sentito è bene che noi in qualche modo riusciamo a rappresentarci. Oggi pomeriggio più di qualcuno di voi ha fatto in altre parrocchie e mi ha chiesto di proiettare il film sulla passione di Gesù. La passione di Mel Gibson, molti la conoscono, è molto cruenta, è molto realistica, è molto violenta. Ma sapete, San Giovanni Paolo II, quando lo vide, disse queste testuali parole: è andata proprio così e forse anche peggio. Perché alcuni santi che hanno visto la passione di Gesù ci danno ulteriori particolari che nella passione di Mel Gibson non si vedono, sono particolari brutti. Io oggi ve li racconto. Per esempio, nella passione di Mel Gibson si vede che la flagellazione di Gesù è stata fatta con due strumenti, con le verghe e con i flagelli acuminati. Pare che sia stata fatta con tre strumenti, perché oltre alle verghe e ai flagelli ci sono state anche delle verghe nodose e bastoni che hanno piegato tutto quanto il corpo. Nella passione si vede che Gesù è stato coronato di spine, ma pare che questa coronazione sia stata fatta tre volte, non una volta sola. Nella passione, per esempio, non si vede la notte della prigionia di Gesù, lo scempio che hanno fatto i soldati,
quando il tempo in cui sono stato carcerato, tutti gli sputi di cui l'hanno riempito. Ci sono dei testimoni che raccontano che a un certo punto qualcuno gli ha aperto la bocca, Gesù gli ha sputato in bocca durante la notte, riempendogli la bocca di sputi fedi. Quindi capite, dice, mamma mia, dice, figlioli miei cari, questo è quello che è successo. Qui non si può fare occhio non vede, cuore non vuole, che è un buon proverbio. Qui bisogna che noi sforziamo l'occhio della nostra mente, se possibile anche l'occhio reale, dato che abbiamo oggi gli strumenti, a vedere quello che Gesù ha fatto. Pensando anche una cosa, che quello che si vede non è niente in confronto a quello che Gesù ha vissuto, anche se ci trafigge il cuore. È molto importante che noi prendiamo coscienza di ciò che Gesù ha fatto per noi, e se il Signore ci aiuta anche a versare qualche lacrima sulla passione di Gesù, non fa certamente male, anzi è cosa molto bella e molto salutare. Ora, quello che però noi abbiamo ascoltato, noi lo crediamo sempre. Voi sapete che ogni volta che ci dobbiamo la Santa Messa, quello che abbiamo ascoltato lo viviamo. Io sono molto contento perché in questi ultimi 5 minuti che ci restano vorrei citare un passo della catechesi di mercoledì scorso di Papa Francesco. Papa Francesco proprio in questo periodo sta facendo le catechesi sulla Messa e sull'Eucaristia. Io pensando a questa quaresima dico andiamo a Bolsena, cioè portiamo la Pasqua verso una grande riflessione sul mistero della Messa e sull'Eucaristia. Non lo sapevo che il Papa avrebbe fatto queste catechesi. Il Papa che si mette a fare, finisce le catechesi sulla Speranza e fa le catechesi sulla Messa e arriva la settimana prima di Pasqua e fa la catechesi proprio sulla Comunione. E che cosa dice? Qua mi deve perdonare, insomma, perché è successa una cosa che è già successa ai tempi del pontificato di Benedetto XVI. Benedetto XVI, a un certo punto, non so se vi ricordate, mise di ginocchio a lui per consentire a chi lo desidera di prendere la comunione in ginocchio. Io l'avevo fatto qualche mese prima, perché vedevo che le persone si inginocchiavano per terra, dico, ma perché si devono inginocchiare per terra a stimolarci? Fammi mettere in ginocchiatoio senza voler obbligare nessuno. Dopo un po' lo fa il Papa. Voi sapete che da quando sono arrivato qui, ho proposto alla comunità, spiegandolo, forse qualcuno si era dimenticato, di fare la comunione sotto le due specie, non come una cosa, capito, che dice è più bello, la facciamo sotto le due specie, che caruccio, è una cosa alternativa, facciamo una cosa diversa. No, io quando venni qui lessi un passo di San Fulgenzio di Ruspe, un grande padre della Chiesa, che spiegava il valore immenso del sangue di Gesù. Cioè ogni volta che tu entri in contatto col sangue di Gesù, diceva, tu aspiri la carità infinita, l'amore infinito con cui Gesù ti ha amato, perché Gesù ha versato il sangue veramente, non per scherzo, capite? Allora, avere quell'ostia intinta nel sangue, che non aggiunge nulla, come vedremo che adesso ci dice Papa Francesco alla comunione, però ti ricorda, Gesù ha versato il sangue per te, capito? E che cosa devo fare io? Se Gesù ha versato il sangue per me, peccatore, ma io non dovrò vivere sul serio il comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Il Vescovo è venuto qui 2 settimane fa, sapete che ci ha detto, qui ci sono molte persone che erano presenti che possono testimoniare, la Chiesa non c'ha nessuna possibilità di sopravvivenza se noi non diventiamo una comunità, famiglia, dove l'amore si respira e circola, non a chiacchiere, capite, ma a fatti. Dove è esemplificato quest'amore? Nel sangue di Gesù. Ora, che cos'è la Messa? Ci ha detto il Papa nei mercoledì precedenti. La Messa è, si chiama anche il sacrificio eucaristico, cioè quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Gesù che muore e soffre per noi, si compie sull'altare, non è un rito, non è un simbolo. Capite? Veramente si celebra. E quando io faccio la comunione, che cosa è fare la comunione? È partecipare al sacrificio in atto di Gesù, cioè io ricevo in me Gesù che sta morendo per me e per i peccatori con una carità infinita. Ecco perché per fare la comunione bisogna stare in grazia di Dio, bisogna essersi confessati, perché come faccio ad andare a ricevere Gesù Cristo se io non sto in piena comunione con il Signore, non lo amo e con il prossimo? E tante volte dico, quando si sta in discomunione, quando non si parla con qualcuno, come fai ad andare a ricevere la comunione? Allora, se tu fai la comunione sotto le due specie, ti rendi, la tua mente è aiutata a comprendere questo. Vi leggo testualmente un passo della catechesi di mercoledì scorso. La Chiesa desidera vivamente che anche i fedeli ricevano il corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa messa. Perché nella stessa messa?
perché se io consacro le ostie nella stessa messa, tu capisci che quel sacrificio che si sta consumando sull'altare viene comunicato a te, è un segno che ti aiuta. E poi il segno del banchetto eucaristico, sentite, sono parole del Papa, si esprime con maggiore pienezza se la santa comunione viene fatta sotto le due specie. Ah, oh, quando ho letto questa cosa dico, cioè, sono stato, perdonatemi, sono stato contento. Pur sapendo che la dottrina cattolica, ovviamente il Papa lo ribadisce, insegna che sotto una sola specie si riceve Cristo tutto intero, questo lo sappiamo. Non è che fa una comunione più grande, ma fa una comunione più significativa, cioè ti aiuta a capire che Gesù ha sparso il sangue per te, lo devi ricordare. E tu devi essere pronto ad amare chiunque, se no non ti puoi fare la comunione. Non puoi fartela. Quante volte il Papa ha parlato dei farisei, delle chiacchiere, delle mormorazioni, dei pettegolezzi, che non succedono soltanto nei paesi, a volte succedono pure in certi ambienti un po' ecclesiastici. Ma che te va a piacere Gesù Cristo se fai così? Non si può. Noi degli altri dobbiamo parlare in bene, dobbiamo parlare delle cose belle che fa il prossimo, non delle cose brutte, per esempio, no? Ecco, quindi basta. Poi approfondiremo durante la settimana, però il mistero della passione e della morte di Gesù lo celebriamo e lo viviamo durante il sacrificio eucaristico e ci comunichiamo quando facciamo la Santa Comunione. Allora, prima di fare la comunione, uno, esame di coscienza, sto in grazia di Dio, perché la Chiesa raccomanda la confessione di Pasqua? Perché a Pasqua bisognerebbe fare la comunione, ma prima di fare la comunione devi fare una buona confessione. E quando vado a ricevere Gesù Cristo dico, sicuro che non ho fatto qualche altro peccato grave, sicuro che sto in pace con tutti, sicuro che io ho una vita che cerca di conformarsi allo stile di Gesù. Avete sentito sulla croce che cosa ha detto Gesù? Non ha detto una parola. Tutte le accuse che gli hanno rivolto, cosa ha fatto? Non ha detto una parola. Io faccio così o no? Ecco, se non faccio così, camminiamo in conversione per poter fare delle belle, degne e sante comunioni. Fidiamo questi giorni a Maria Santissima che ci aiuti a viverli in tutta la sua pienezza. Io vi rinnovo l'invito a partecipare per quanto possibile, a leggere con attenzione un bollettino. Vi auguro a tutti, perdonate il gioco di parole, una santa settimana santa. Siamo lodati Gesù e Maria.